Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi facciamo insieme un'altra ricetta utilizzando la purea di zucca, quella che abbiamo fatto il mese scorso, insomma. Vi lascio il video qua, come sempre. Oggi invece vi propongo una ricetta dolce. Faremo i muffin alla zucca e gocce di cioccolato, che oltre a essere super buoni sono anche super salutari perché hanno all'interno ingredienti, solo ingredienti buoni. Come ad esempio la nostra purea di zucca che abbiamo fatto insieme e quindi niente, adesso la andiamo a mettere a scongelare e nel frattempo prepariamo tutti gli altri ingredienti. Io utilizzo una ricetta che ho mixato io, ce l'ho scritta qui attaccata nel mio fogliettino. Ho preso ingredienti di varie preparazioni, di varie ricette, tra cui i muffin pan di stelle che vi lascio qua, che ho fatto l'anno scorso. Sono dei muffin al cioccolato con le stelline, buonissimi. Spero che anche questi vengano altrettanto buoni, perché sinceramente è la prima volta che li faccio con questa ricetta, quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Perfect.
Ed eccola qua la prima sfornata, ragazzi. Non sono bellissimi? Sì, semplici, semplici, ma bellissimi. Adesso andiamo a mettere il resto dell'impasto e a cuocere anche quello. Ed eccoli qua i nostri bellissimi muffin. Qua ne contate 22 perché due ce li siamo sbaffati. Adesso infatti vedrete la prova assaggio. L'unica cosa che manca, ragazzi, è la prova assaggio e adesso ci proviamo. Ragazzi, sono morbidissimi. Morbidissimi e squisitissimi. Che bontà, provate a farli anche voi. Io naturalmente ho fatto i muffin perché sono una monoporzione, diciamo, quindi mi è comodo da dare alle bambine, alla bambina per andare a scuola, quindi la merenda, oppure da dare la merendina a casa a tutti e due. Però questi stessi ingredienti, queste stesse dosi possono essere utilizzati tranquillamente per fare invece una torta grande, poi da dividere a spicchi come al solito, insomma. Scusate ragazzi, ma è troppo buono, non si può resistere. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like cioccolatoso e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!